Assemblea pubblica USB aperta a tutti i lavoratori in AS, i punti all'ordine del giorno, cantiere Taranto e poi le vostre proposte ed iniziative. Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto. Sì, oggi l'assemblea è un'assemblea che abbiamo convocato d'urgenza, tra l'altro, preoccupati da quella bozza che è uscita sul DL Taranto, che è distante anni luce da quelle che sono le reali esigenze dei lavoratori in AS, ma anche, mi permetto di dire, di chi all'interno di quella fabbrica c'è ancora come lavoratori dell'ArcelorMittal, ma della cittadinanza intera. Una bozza, tra l'altro, che non è stata concordata neanche con le organizzazioni sindacali, cioè non c'è nulla di quello che noi abbiamo proposto durante questi mesi che lascia intravedere una vera riconversione. Ecco, la parola riconversione sta nel titolo, in realtà poi alla fine non c'è nulla. Ecco, l'idea, il progetto Cantiere Taranto, che per alcuni aspetti è certamente positivo, però sembra voler compensare dei diritti negati che continuano ad essere negati, come dire, un contentino per compensare queste proprio violazioni della dignità del lavoratore. No, sul fatto che ci debba essere una compensazione per la città sono d'accordo pure io, il problema è che quella non è una compensazione. C'è l'enorme, quelle poche cose scritte all'interno del DL Taranto, di quello che dovrebbe essere il DL Taranto, non sono cose che in questo momento, come dire, danno la possibilità reale alla città di svoltare. Sono un po' come il contentino, lo specchietto per le allodole, ma giusto per fare il titolo di giornale, perché poi nel pratico c'è poco o nulla. Per concludere, c'è il rischio che i lavoratori in AS, quelli di ora e quelli futuri, così vadano a finire nel dimenticatoio? No, il rischio da parte nostra? No, non da parte vostra, dico no, da parte di chi governa il paese. Allora, diciamo che forse loro hanno o metteranno in campo il tentativo di dimenticarci. Noi tenteremo di ricordarli continuamente che esistiamo. Oggi il problema più grosso è che non sappiamo, stiamo cercando di capire, io l'ho segnalato a tutti, ai ministri, ai parlamentari, ai senatori, noi ci aspettavamo che ci fosse, fosse stato aperto un tavolo di discussione su Taranto, perché così si dovrebbe, come dire, procedere, un tavolo in cui si tenevano in conto le esigenze di tutti gli attori di questa città. Esce sto DL Taranto, con noi non ha parlato, calato dall'alto. A me sembra, come dire, una cosa calata dall'alto, tra l'altro scritta anche male, lo dico in tutta onestà, perché quelle poche cose che hanno scritto su Taranto sono scritte anche molto molto male, cioè nel senso che non danno nessun tipo di prospettiva futura ad una città che purtroppo, come dire, patisce ancora quelli che sono i diktat di questa industria. Sergio Bellavita, componente dell'esecutivo nazionale USB. Lavoratori in AS, a che punto siamo? Lo dicevo prima a Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto, sembra quasi, ho l'idea, così, l'immagine di una barca alla deriva che il governo sta lasciando andare tra le onde. Beh, la contrattazione, ovvero la resa che il governo ha deciso con Mittal, ha come primo sacrificio umano i lavoratori in amministrazione straordinaria, perché fosse anche che dovessero concordare un solo esubero dei lavoratori attualmente dipendenti di ArcelorMittal, è ovvio che Mittal porterà a casa che nessuno di coloro che hanno la garanzia per l'accordo sindacale di rientrare rientrerà mai. Questo è scandaloso, lo abbiamo anche scritto nell'ultimo comunicato, il governo ha già predisposto dei provvedimenti, degli ammortizzatori sociali specifici anche per i dipendenti Mittal, quindi sta trattando i licenziamenti e questo è inaccettabile. Il rischio, la quasi certezza purtroppo, è che se ne aggiungano altri di lavoratori in AS a quelli già esistenti. Se ne aggiungono altri e oltretutto il cantiere per Taranto, tanto pomposamente annunciato, non ha nulla, sono 300 assunzioni nel militare. Sembrano quasi dei pannicelli caldi, uno zuccherino, un contentino che si vuole dare a Taranto per ammantare quello che è il vero bubone occupazionale. Sì, vogliono indorare la pillola, diciamo così. La verità è che vogliono continuare a fare l'acciaio producendo veleni e morte e cassa integrazione e disoccupazione aggiuntiva. Tutto questo pur foraggiando Mittal con l'ingresso di una società pubblica nel capitale privato. Francamente siamo arrivati proprio al limite
questa è l'assemblea di oggi, deve cominciare a discutere di come proseguire la mobilitazione, perché il governo sta facendo finta di non vedere o di non sapere quello che succede, dobbiamo ricordarglielo noi.